intervento, però per fortuna ce l'avevamo di riserva. Non avevamo necessità di farlo l'intervento perché ne abbiamo già fatti abbastanza, abbiamo esposto i nostri programmi, caro Andrea, inconsistenti come li hai chiamati tu, in maniera abbastanza esaustiva, e mi sembra che siano delle scelte da poter concretizzare quasi a costo zero, eliminando un bel po' di problemi. E non dimentico mai, durante l'assemblea che abbiamo fatto sulla Tares qui, che parlasti di compostiere come strumenti da non poter utilizzare. Tutta Italia le utilizza, caro Andrea, mi sa che sei un po' poco informato. Il fatto che qualcuno applauda quando si dica qualcosa a volte può soltanto essere magari un peccato, onestà intellettuale, riconoscere che qualcosa è giusto. Io le mani a voi, quelle poche volte che ho sentito delle cose interessanti le ho battute, alle proposte poco serie non avevo intenzione di batterle. Infatti non mi sembra che siano venute delle proposte serie. Un programma diviso per fasi, in quale fase siamo? Pre-programma? O siamo nella fase di continuità con quella vecchia amministrazione di cui tu, e mi sembri abbastanza sofferente di bipolarismo, dici prima è un continuum, poi non è un continuum, poi ti viene affibbiata, poi dobbiamo continuare sulla scia di quello. Io, ripeto, non ci scommetterei su questo continuum, perché ci ha lasciato questo. Giuseppe l'altra sera ci parlava che voleva pulire il paese, tagliare le erbacce, e sti cinque anni, l'assessore responsabile all'epoca, a me non interessa, a me interessa quando qualcuno cerca di proporsi in continuità con quella scelta, e a me non va bene. Noi, reazione, abbiamo fatto una scelta molto autonoma già 5 anni fa, abbiamo una sede lì e siamo andati controcorrente sempre, senza mai cercare apparentamenti con la lista numero 2 o da qualche altra parte. Noi addirittura abbiamo cercato di aprire nel nostro modo a sinistra, dove un po' cavolo vi pare, ma intanto ci siamo aperti. E se voi pensate che il fatto di avere 6 donne in lista possa essere la rappresentanza delle pari opportunità, ma io da donna non mi sentirei tanto contenta di questo. Le donne quando partecipano, partecipano perché si sentono di partecipare, non perché qualcuno le mette dentro. Il numero di donne non conta, conta la qualità, ok? Io non scelgo candidati soltanto perché sono miei vicini di casa, passati o futuri. Se scelgo dei miei vicini di casa è perché hanno qualità, valori, esperienze, competenze. Ok? E visto, non mi sembra che manco tu te la capi tantissimo bene con l'italiano, giudicare dagli avverbi. Ti informo che il PUG non è una scelta che prendi tu. Oggi decido di fare il PUG. Il PUG sostituisce il piano regolatore generale. Però mezz'ora fa, un'ora fa, hai detto abbiamo deciso di scegliere il PUG perché è migliore del piano regolatore. No, te lo impone l'urbanistica questo qui, non un buon senso civico. La piazza, sta annosa questione della piazza. Ci sarà Carlo, guarda, sei bravissimo a strumentalizzare le parole altrui, come hai fatto ieri con Egidio, che non ti aveva dato assolutamente ragione, ma un grande torto. Strumentalizzi quello che dice Carlo, ok? Carlo non ha detto non vogliamo la piazza o le piazze, ha detto ben vengano che ci siano 1, 10, 100 piazze, purché prima delle piazze vengano affrontate le reali esigenze dei cittadini. E quello si chiama anche bilancio partecipativo, oltre che attenzione alla cittadinanza, d'accordo? E da quello che si sente dire nelle case, non è assolutamente vero che Bossia ha avuto attenzioni, perché spesso e volentieri a noi nelle case ci dicono che hai fatto orecchio da mercante, spesso e volentieri.
anche snobbando le persone e facendole anche sentire in una posizione di difficoltà, perché vengono a chiedere qualcosa che gli spetta: la pulizia davanti alle case, l'illuminazione pubblica, qualsiasi cosa. No, è pulito, e hanno dovuto provvedere personalmente a pulirsi i giardini, o le strade. E poi, onestamente, di costruire una piazza bella, bellissima, che attiri turisti, ma che non riesca a contenere le persone di Castri, io non me ne faccio nulla. Se non ci sta la motivazione per la cittadinanza di Castri a venire a stare in piazza, la piazza non serve a nulla. La piazza non è soltanto un luogo urbanistico. La piazza nasce da un termine greco, agorà. Non è un termine urbanistico da utilizzare assolutamente in campagna elettorale per farvi vedere qualcosa di compiuto. Intanto non ci sta ancora sta piazza. Mi sono scordato di dirvi anche che rispetto alla questione della TAP, di cui si sono tanto vantati, Reazione, il nostro gruppo, 5 poveri sventurati incapaci di fare delle proposte, hanno presentato delle osservazioni al Ministero e alla Regione Puglia che sono state accolte. Il Comune di Castri non è stato nemmeno capace di redarle, signori e signori. Adesso, da 3 giorni fa, abbiamo necessità di nuove osservazioni. Allora, qualsiasi di noi vinca, lo faccia immediatamente per il bene della collettività, senza andarla a sventolare da nessuna parte. E smettetela di essere scorretti, perché mi dispiace dire che anche all'interno delle abitazioni vengono a raccontarvi un po' di bufale sul conto degli altri candidati. Candidati che non sono di Castri, per essere così, detrattori. Candidati che hanno altri problemi addirittura, che non sto qui a dire perché sarebbe veramente vergognoso per loro, non per noi, per loro, andare con queste motivazioni nelle case delle persone. In ogni caso abbiamo analisi scritte che dimostrano la nostra pulizia, ok? E non fare sta faccia. Perché le persone ce lo vengono a dire, e guarda caso qualcuno di voi è andato addirittura a casa di un nostro candidato a dire: ma non è che ci dareste il voto, ma veramente io sono la mamma di questa persona qua. Ah, io pensavo non fosse nemmeno di Castri. Ma dove vivi? Adesso passo la parola a Carlo, scusate. Bravo. Intanto ringrazio il Partito Democratico che ci ha lasciato questo spazio. Quindi appunto voglio ringraziare il segretario cittadino del Partito Democratico che ci ha consentito di poter fare questo ulteriore comizio questa sera. Di che cosa parliamo? Iniziamo a parlare di buona fede. Chi fa, sbaglia, l'importante è che si faccia in buona fede. La buona fede è una questione anche di comportamento, di rapportarsi con le persone, di rimettersi in gioco e di assumersi poi la responsabilità di quello che si fa, di quello che si dice. Allora, noi lunedì da questo palco abbiamo lanciato una proposta, abbiamo detto a questa piazza, ai cittadini di Castri, alle liste che si sono presentate in questa campagna elettorale, 3, di fare un confronto elettorale. Allora, rispetto alla buona fede dobbiamo ristabilire la verità. E ristabilire la verità qual è? E noi avevamo chiesto se quella sera stessa i candidati, sindaci o chi per loro,
potesse in qualche maniera farci sapere di accettare o meno questa proposta oppure no. La proposta è stata accettata dalla lista numero 2, non per questo ci fanno gli applausi. La lista numero 3, anche dopo diverse sollecitazioni, anche dell'indomani, non ha saputo dare nessun tipo di risposta. Allora, ieri, tranne che ieri sera alle 23, prima del nostro comizio, dopo è venuto Andrea De Pascali e ha detto, vabbè, noi vogliamo fare il confronto, accettiamo la proposta. Giovedì, venerdì, domani si chiude la campagna elettorale. A me mi sorge un dubbio rispetto alla buona fede, visto che stamattina ti sei dovuto accontentare del comizio di domani che dovrà essere fatto alle ore 21 dalla tua lista. Non è che forse questo è il problema? E gli hai detto stamattina, noi avevamo preso degli accordi per fare i sorteggi, non con noi della lista numero 3. E poi vi siete venuti a lamentare questo. Allora non vorrei che il fatto che dai calma, tanto è questione di altri due giorni, poi ritorna la tranquillità e la piazza. Lo ritenevo verso la sera, Antonio Buttazzo. Va bene. Allora, che cosa accade? Noi possiamo anche farlo domani il confronto, tutti sono d'accordo. Lo possiamo fare anche alle 19, due ore prima, non ci sono problemi. L'importante è che dopo questo comizio ci fermiamo a ragionare di questa cosa, perché ci sono dei regolamenti che dobbiamo rispettare per poter fare questo confronto. Ma guardate, perché sarebbe, se si può fare, o sarebbe stato se non si farà, una cosa veramente interessante per questo comune. Allora io non capisco le titubanze di arrivare alle 23 di ieri e rilanciare dal palco, sono pronto a qualunque tipo di confronto. Si poteva fare tranquillamente lunedì sera questa discussione. Ora ci troviamo a cavallo della chiusura della campagna elettorale e tu hai lanciato questa proposta. Beh, a me, a proposito di buona fede, a me sembra che, siccome tu sei rimasto, diciamo così, scontento della piazza che ti è capitata domani sera, hai lanciato questa proposta. Non c'è buona fede che tenga. Beh, qualche volta ci si confonde anche con le vie. Accade. Però, rispetto a quel tipo di argomenti, e cioè di questa strada, di questo nuovo collegamento, via Vernazza, via Giovanni Paolo XXIII, correggetemi se sbaglio, via Dante Alighieri, allora, noi abbiamo detto l'altra volta e continuiamo a dire che esisteva una strada sterrata all'interno di un comparto che collegava quei due punti, che avrebbe risolto quel problema. Voi invece avete speso 80.000 euro più o meno per fare una strada che risolve lo stesso problema e che in futuro non lo sappiamo cosa sarà, se arriverà su Calimera, se si ricongiungerà con quelle altre progettazioni, diciamo così, urbanistiche del nuovo PUG. Il problema è che lì si poteva, essendoci una questione di interesse pubblico per collegare quella via, comporre un comparto forse il più piccolo che c'è sul Castrin, e la politica fa anche queste cose. Questo è il ragionamento che doveva essere fatto. Poi si fanno le scelte politiche,
A me sembra che avete fatto una scelta politica, ma di questa scelta politica vi dovete assumere le responsabilità e dire se era giusta o se era sbagliata. Quando si parla di partecipazione alle scelte, non è soltanto una questione numerica della disponibilità del bilancio, neanche quello. Ma guardate, concittadini, il problema del patto di stabilità che cos'è? È capire la capacità degli amministratori. Quello è il senso del patto di stabilità. Gli amministratori che decidono e che non buttano soldi pubblici. Quello è il senso del patto di stabilità. In un comune piccolo come il nostro, fermo restando che politicamente, per le mie ideologie, non sono contrario ai patti di stabilità, quelli che impone l'Europa, quelli che impone l'austerity, ma ce l'abbiamo. Ma quel 5% di scelta politica che rimane in un comune come quello di Castri deve essere gestito alla grande, deve essere gestito per la collettività. Queste sono le scelte partecipate. Le piazze, la battuta delle piazze. Avete più volte detto che avete fatto una scelta politica rispetto alla questione della 167, cioè del finire un'opera di urbanizzazione rispetto alla piazza. Il problema non è che un finanziamento può essere dirottato sulla piazza, il problema era che quei 60.000 euro che sono serviti a cofinanziare questa piazza rientravano nel patto di stabilità. Quello era il problema. Allora si poteva fare o no la piazza, ma si poteva fare anche prima, visto che la legge dice che cosa? Che non appena vengono compiuti il 50% della lottizzazione, spero di essere preciso questa volta, o il 51%, non mi ricordo quanto è di preciso, ma più del 50% delle lottizzazioni nelle zone 167, le opere di urbanizzazione vanno compiute, e ve l'abbiamo detto da anni! Questo è, più volte in consiglio comunale ve l'abbiamo detto questo. Allora, pensiamo che le piazze siano importanti. Come diceva Mauro, sicuramente l'urbanistica è fondamentale, in questo senso. Ma voglio dire, no, qui avete detto che, io è vero, ho detto Castri delle piazze, ma era riferito anche a Piazza Caduti, la villa. Io vi ho detto che sono 3 anni che è chiusa la strada, 3 anni, e stiamo aspettando che arrivi il finanziamento, per che cosa? Per fare la piazza, per riaprire la strada. Ma voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? Pensate veramente di scrivere sul programma che se facciamo le piazze e Castri si riempie di turisti? Ma al di là che, voglio dire, vengano per vedere le piazze, Dio, ma di che cosa stiamo parlando? E invece non pensiamo a ridefinire una questione annosa come questa del Palazzo Ducale, per cercare di portare gente in questo comune. E invece non abbiamo pensato mai di intervenire realmente sulle questioni del piano regolatore. Oggi lo si sta facendo con questo CUG, sarà questo CUG forse che risolverà questi problemi. Perché non abbiamo pensato in temi, o non avete pensato, in tema per esempio di abbassamento dei costi dei terreni edificatori per poter far riempire questo paese, oltre che di eventuali turisti? Perché non abbiamo pensato ad un piano di ristrutturazione dell'urbanistica del centro di Castri, visto che ci sono tante e tante case vuote, per riaprire un contatto con le esperienze lavorative di questo comune, artigianali e commerciali,
e per riempire Castrillo. Queste sono domande aperte a cui non so se il dibattito di domani, se si farà, o gli ultimi giorni di campagna elettorale potranno dare una risposta, ma perché qui, voglio dire, noi abbiamo espresso un'idea di programma. Voi ci avete parlato di tre fasi, o altri ci hanno parlato di altre cose, ma qui dobbiamo capire realmente la realizzabilità delle questioni. E su questo non si è discusso, non c'è stato un dibattito serio, una forma di... si è detto soltanto, anche noi siamo d'accordo con le cooperative. Perfetto, discutiamone. Alcuni tipi di cooperative devono entrare, rientrano nelle programmaticità del bilancio. Perfetto, discutiamone, ma dobbiamo discuterne, dobbiamo dare la possibilità alle persone, ai cittadini di Castrillo, metterli nella migliore condizione di scelta. Facciamolo questo dibattito domani sera, noi siamo pronti con le carte alla mano, non c'è nessun problema. Però una piccola chiosa anche sugli aspetti politici delle questioni, ci sembra doveroso farla, visto le giuste affermazioni. Si è discusso con tutti? No. Non si è discusso con la maggioranza? Non si è discusso con la maggioranza. Questa maggioranza, che poi ci dovrete dire o meno se continuità o no, se lo sarà, perché questo è il problema politico di questa campagna elettorale. Ci è sembrato questo che doveva essere il tema politico di questa campagna elettorale. Dal 2010 questa maggioranza si è sfaldata, Andrea, e questa è la realtà. Ed è rimasto in piedi, a proposito di passaggi virtuosi, perché un consigliere di minoranza ha permesso che rimanesse in piedi questa maggioranza. Questa è la realtà, se vogliamo parlare di politica. Io con la maggioranza non ho parlato perché stavo in altri banchi, è giusto discutere, sarebbe stato probabilmente anche giusto discutere. È vero, abbiamo discusso con Antonio, è vero, abbiamo discusso anche con altri. Il senso di questa discussione e il senso reale è quello che è stato quello delle compatibilità, delle prospettive politiche. Non ci siamo trovati su queste questioni, ma non c'era nulla e non c'è nulla di male a discutere e a cercare delle vie d'uscita anche con altri possibili candidati. Il dato di fatto rimane che questa è una campagna elettorale, di questa campagna elettorale bisogna dare conto, ed il dato di fatto è che ci sono tre liste in questa campagna elettorale. Allora, per ritornare al dato politico, Castrillo cresce, è la continuazione di quell'amministrazione? Bene, allora se è la continuazione di quell'amministrazione dovete dare delle risposte serie. Non vi dovete nascondere dietro altri tipi di polemiche, e le risposte serie partono dalla raccolta differenziata, partono dai rifiuti solidi urbani. Vi siete trincerati dietro la legge numero 24 del 2012 regionale, se non vado errato. Guardate, l'avevo mai interpretato anch'io all'inizio, quella normativa. E lo utilizzo anche negativo su chi l'aveva proposta, la regione, visto che io li ho sempre sostenuti e continuerò a sostenerli politicamente. Però un comune come Castrillo, e questa è la riflessione, che fino ad oggi ha potuto gestire individualmente la raccolta dei rifiuti solidi urbani,
perché non ha approvato soluzioni alternative, come potevano essere quelle delle compostiere, come potevano essere quelle del potenziamento della raccolta differenziata. Ma voglio dire, in merito a questo, culturalmente, quando andate a sbandierare il fatto che si è informati i cittadini, quali progetti si sono fatti? Uno solo, 5 anni fa, e un mese prima della campagna elettorale siete andati a fare passeggiate biologiche. Ma che cosa avete fatto per aumentare la raccolta differenziata? Non avete fatto nulla. Uno, risposte, visto che siete la continuità di quell'amministrazione, eppure c'era un progetto di 5 impostato 5.000 euro al comune, che le soluzioni le aveva indicate: potenziamento della raccolta differenziata e le compostiere. Tanto è vero che quel progetto stesso dice: in assenza di compostiere, di possibilità di separare l'umido dall'indifferenziato, il costo di gestione non si può abbassare. Questo è il concetto di fondo. Dal 2010 ad oggi, che cosa avete fatto? Questo volete dire se è continuità? E cosa volete fare? Nuovo centro di Castri. Nuovo centro di Castri. Dove sta il nuovo centro di Castri? Avete sbandierato questa scelta politica, non mi ricordo in quanti consigli comunali, uno dietro l'altro, per far passare un comparto. Allora noi ancora non abbiamo capito se quel comparto serve al nuovo centro di Castri o se il nuovo centro di Castri serviva a quel comparto. Questo è il problema di fondo. Perché se ci fosse stato un progetto reale, quei 97.000 euro investiti da Via Grassi fino dietro al comune potevano essere investiti direttamente lì e far vedere al privato che c'era l'interesse pubblico, far vedere al privato che c'era la necessità di mettersi in gioco e comporlo in pochi anni. Questa è la realtà e dovete dare delle risposte a queste cose e dovete dire cosa intendete fare, se è un progetto ancora fattibile o se, come hai detto tu, in uno di quegli innumerevoli consigli comunali, tu Andrea, un grande permesso di costruire. E quindi quello è un progetto urbanistico, sarebbe dovuto essere un progetto urbanistico decisivo per questo comune. Non lo è stato. Non lo è stato, non c'è. Noi abbiamo provato a discutere di un'idea di fondo che dall'inizio di questa campagna elettorale è stata un asse portante, quella dell'idea di comunità. E pensiamo che quella sia la via giusta, la via determinante per poter pensare di crescere come paese. Penso che l'impegno e la collaborazione, ma adesso guardate, con tutte le liste, con tutte le persone che si sono messe in gioco, quindi con tutti i cittadini, sia proprio quello. Il concetto di fondo, la scommessa oggettiva sulla quale dobbiamo pensare di lavorare, è quella di ricomporlo questo spirito, al di là delle possibilità di un consiglio comunale. Perché se noi componiamo questo spirito, questa prospettiva, l'idea anche con 90.000 euro della partecipazione, della rendicontazione ai cittadini, della trasparenza dell'attività amministrativa, sarà spinta
sarà veramente partecipativa. Allora oggi questa è la scommessa prima delle progettualità. E per dare senso a questa scommessa, all'idea della partecipazione dei cittadini, che avevamo pensato a questo confronto, non è il tentativo di metterci in difficoltà uno e l'altro, era il problema di dare senso a questo modo di dover fare politica. Io non so se oggi riusciamo realmente a comporlo questo tipo di dibattito per domani sera. Noi siamo pronti, saremo sempre pronti al dibattito. Libertà e partecipazione sarà sempre pronta al dibattito, reazione sarà sempre pronta al dibattito. Il tema è, e il tema sarà, se questo dibattito traccia il senso di quello che noi dobbiamo prospettare. Per questo eravamo tutti e siamo tutti ancora disposti a metterci in gioco per questa questione. Perché quando diciamo le cose, non le diciamo qui sul palco, perché oh, ma guarda come parla bene quello, come parla bene quell'altro, perché ci teniamo a questo comune, a questo paese, a questo Castrì. Non è il gioco se uno fa la contromossa o la controtattica, o se uno deve andare a dire sul palco ma dai, le due liste stanno insieme, adesso andranno a girare insieme nelle case. Questo è vergognoso, questo è vergognoso. Adesso precisamente tutto quello, bisogna riascoltarlo i comizi di prima. Però noi per dare anche altri tipi di risposta, pensiamo che questa campagna elettorale che sta volgendo al termine, tutto sommato, è partita con un clima di antipolitica, di quasi di stasi, sia un po' movimentata. Si è un po' movimentata perché si va nelle case, si parla con le persone, i problemi sono tanti, le persone capiscono che la realtà di Castrì, come è stata dipinta, come cerca di essere dipinta, dove i tentativi di spennellate di qua e di là di questi ultimi periodi stanno fallendo miseramente, perché all'interno delle case c'è la volontà di cambiare, all'interno delle case c'è la volontà di non rimescolare le solite minestre, perché all'interno delle case la gente ci sta accogliendo per discutere, per parlare, perché si è tolta i veli davanti agli occhi e il paese lo vede, il paese lo capisce, avverte quelle che sono le potenzialità di una nuova prospettiva, le avverte e le vuole valutare. Allora noi gli chiediamo a queste persone che sono dentro le case, che non vengono nelle piazze, che noi speriamo che nel corso di questi anni le vengano a riempire le piazze, che faremo, che ci saranno, che non ci saranno. Noi questo glielo diciamo a queste persone: partecipate e cercate di discernere, cercate di capire, guardatevi intorno alla realtà, guardate come è messo Castrì, come potrebbe essere messo. Non vi fate abbindolare, non accettate le false promesse, l'ho detto l'altra volta, resistete a quelle che possono essere facili promesse. Questo è che noi, quello che di noi discutiamo, oltre che dei nostri programmi all'interno delle case, anche delle valutazioni politiche, anche di quello che stavo detto questa sera, anche della disponibilità che abbiamo avuto
non discutere per discutere con gli altri, anche di questo parliamo nelle case. Lo abbiamo detto, l'amministrare è anche politica, e soprattutto politica, e le scelte si fanno le scelte di libertà. L'importante è che dopo ci si assuma le responsabilità delle scelte, l'importante è che su quelle scelte si vada avanti, l'importante è che crediamo che per tutti queste scelte possano essere possibilità di cambiamento. Allora, di tempo ce n'è, noi speriamo veramente che domani alle 19 si possa fare questo dibattito, dalle 19 alle 21 poi chiuderemo la campagna elettorale e parleremo di quello che è stato, come ho detto qualche giorno fa, e di quello che sarà. Se lo vorrete, siamo qui a disposizione, aspettiamo sotto il palco le vostre disponibilità. Intanto, per chiudere un comizio, si dice sempre: vi chiediamo di votare. Avremmo dovuto dire, lo diremo, magari lo diremo anche domani, per la lista numero 1 Libertà e Partecipazione. Noi allora oggi vi chiediamo, e chiediamo a questa piazza che c'è, di guardarsi intorno e di riflettere, perché il cambiamento sta arrivando e il cambiamento ci travolgerà tutti. Grazie e buonasera.